È stato intanto un test importantissimo contro una squadra sicuramente più avanti di noi per quanto riguarda la preparazione, questo si è notato, però ovviamente da questo, nonostante la sconfitta, io esco soddisfatto perché ho visto tante cose sicuramente da correggere, da lavorarci sopra, e sicuramente abbiamo il tempo per farlo. È chiaro che insomma dispiace, anche se era un amichevole perdere, perché non ci piace perdere, però insomma sotto alcuni aspetti la squadra ha provato a fare certe cose, sotto altri meno. Abbiamo sbagliato tanto sicuramente, sia a livello individuale che a livello di squadra, e questo ha fatto sì che la squadra avversaria avesse quelle situazioni a favore, anche se devo dire, insomma, rivedendo i gol, due dei tre gol erano nel netto fuori gioco, ma di più a quello non bisogna cercare scusanti, bisogna cercare di sicuramente di migliorare, di fare le cose migliori per provare a prepararsi per il campionato e in primis la Coppa. Abbiamo fatto alcune valutazioni, le valutazioni si fanno giocando contro squadre importanti come deve essere oggi, per valutare la condizione, per vedere in caso di necessità come potevamo andare a sviluppare certe situazioni. È chiaro che alcuni erano in un ruolo che non sempre hanno disputato, però insomma sotto questo aspetto sono soddisfatto. Però ecco, ripeto, gli errori fatti sono stati tanti e la sconfitta sicuramente dispiace, però insomma bene venga in questo momento dove c'è sempre tempo per poter correggere, lavorare e migliorare di tanti aspetti, e sicuramente oggi si sono visti. Abbiamo rivisto un po' di gente allo stadio e quindi insomma mi auguro si possa tornare alla normalità, anche perché da parte nostra ci sia la vicinanza del nostro pubblico che sicuramente ci farà, sarà d'aiuto. Ha sentito un piccolo fastidio al ginocchio operato e quindi insomma l'avevamo levato per precauzione e valuteremo poi in settimana. Domani sarà il giorno di riposo perché sicuramente la squadra in queste tre settimane ha lavorato tanto e è un po' stanca, quindi il giorno di riposo domani è importante come i prossimi giorni, dove andremo, come hai detto te, ad Arezzo, a lavorare, a cercare di analizzare i tanti aspetti che sono successi oggi, ma soprattutto dare quell'identità e quella praticità che una squadra come Cagliari deve avere.